Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Anna. Oggi siamo tornata con Vane e Luli per un nuovo video. Ospiti nuove? Ospiti nuove, se non le avete mai viste dovete vedere gli altri video. Oggi mangiamo kebab, anche se... Io pizza. Lucrezia ci ha tradito. Lucrezia verrà tagliata da questo video. Sono a dieta. Sì. No, non è vero. Lucrezia non piace tanto il kebab, quindi si è giudicata... Un po' pesantino. Si è giudicata la pizza. Sempre dal kebab però l'ho presa, quindi... Quindi vale. A metà invece. Vale. Sì. Esatto. Come sempre andremo a rispondere alle domande che ci avete lasciato su Instagram, quindi andate a seguirci, mi raccomando. E niente, iniziamo subito. Sì, let's go. Dai. Buon appetito, raga. Buon appetito. No, buono. Oddio, vale. È venuto un pezzo di kebab giù. Bene, io amo il kebab. Che buono. Bene, rispondiamo alla prima domanda. Cartoni preferiti di Disney Channel? Di Disney o Disney Channel? Disney Channel. Moe di Waverly. Veramente? Sì, strabello. No, Zack e Cody, il grande Oppure, hotel. No, come si chiama? Raven. Adesso sapete che ci sarà la nuova stagione di Lizzie McGuire. Sì, ho visto! Ma film o stagione? Penso stagione. Mm-mm. Stagione. E anche tipo le altre quale? Anni. Come si chiamava? iCarly. iCarly, però bellissimo. Bello, Victorious anche. No, Victorious non mi piaceva. No. Ma iCarly sì. Non era di Disney Channel, iCarly. No? Ah, no, era Nickelodeon. Poi mi piaceva anche... come si chiama? Anna Montana. No, era... Anna Montana, sì. Anna Montana, Raven, Lizzie McGuire e Zack e Cody. Strabelli. The best. Sì, è vero, bellissimi. Ma erano belli tutti, cioè... Tutti uguali, tipo. Io invece ho provato a rivedere Disney Channel poco tempo fa e non conosco un programma. Neanch'io. Invece tutti. Oh, poco cipolla, sì. Ma anche se senti parlare i bambini, tipo... Parlano di cartoni mai sentiti e se noi parliamo dei nostri, loro non li conoscono. Poi... qual è la vostra vacanza ideale? Questa singolarmente. Allora. Non so. A me piacerebbe fare un tour in Asia. Sì, non di tutti gli stati, però tipo in Vietnam, Cambogia. Bello. Beh, strabello. Anna, stai facendo? Non lo so. Non so come definirlo. Non era tutto bene. Comunque la mia vacanza ideale, proprio in generale... è visitare città piuttosto che non tipo mare, cose così, ma anche d'estate. Preferisco andare a visitare le città. Io un po'. Sono anti mare, mi annoio, non ce la faccio. Io vorrei tantissimo andare il prossimo inverno a Santo Domingo. Non so perché ho questa. Sì. Era per non bagnare. Santo Domingo è stata mia zia, è piaciuta tantissimo. Esatto. Però sono anche contenta di andare a New York. Ah, è vero. Beato a te. Però bello, vorrei andare anch'io. Però so che bisogna, cioè, pedalare. Al finale. Sì. Anche se in vacanza ho bisogno di un po' di relax anche. No, io sono in vacanza città, visitare. E poi vorrei tantissimo andare a fare la costiera amalfitana, Napoli. Quindi devo andare a settembre. Vero, non andare quest'anno, ma ci sono gli esami. Poi l'altra domanda era invece una vacanza ideale assieme noi tre. Beh, allora una Napoli, avevamo già Napoli, deciso. Sì. Andare a Napoli per la costiera. Vero. Altrimenti dobbiamo fare la prossima estate. Beh, poi faremo una vacanza insieme in realtà in due. In Germania, ad Amburgo, perché Anna andrà in Erasmus ad Amburgo. Domenica. Beh, domenica voi vedrete il video. Giovedì. Quindi lei sarà già là. Oddio. Sì. Oddio, sei una presenza in realtà che non è in questo posto quando loro vedranno. Cosa ho appena detto? I derby mi hanno bruciato le punta. No, ma in questi giorni io non ce la fa. Ieri ho risposto al vostro messaggio: ce ne vamo, invece che ce ne avamo. ma col caldo io divento un po' così. Che buona questa pizza. Cioè, che altro posto? Oltre a Napoli e Amburgo. Sì, Amburgo arriverete. A Santo Domingo. Sogniamo in grande? Sì, vai. Allora, uno mi piacerebbe fare a me l'Interrail, non so voi. Sì, però sono troppo spizzinosa per farlo. No, io farei. No, Anna sì, mi piacerebbe tantissimo, però. Io vorrei andare a Pechino Express. Bellissimo. Fate in modo di portare Anna a Pechino Express. Fatela diventare famosa. Express, vi prego. Mio sogno. Sapete cosa mi piacerebbe anche fare? Il cammino di Santiago. Anche a me. Andate voi. Però no, bisogna farlo da soli, quello. No, è di percorso individuale, tipo. No, non so, cioè, vorrei farlo, ma come sta facendo Sarinski? Esatto. Cioè con sua sorella e altri, lo seguo tantissimo, mi piacciono stra tanto le storie.
Però ad esempio non è proprio il cammino vero, cioè non è da sola senza telefono, no, eccetera. Però dovresti farlo così. Lo so, è un cammino diciamo un po' più... Volete acqua? Come prima esperienza ci stanno, grazie. Avete mai avuto esperienze paranormali? Ma premessa, io ogni volta che vado da Anna voglio giocare con la tavola Ouija. Ma questa cosa è nata perché ho avuto un periodo che è stata con gli horror in realtà. Quando ero giovincella. Ma anche quando perché... eravamo più piccoli vedevamo sempre film horror, sì. Il sabato pomeriggio. Orfan, vi ricordate? Sì. E io. Ciao Linda e Marta. Ciao. Bacioni. Orfan, sì, mi ricordo. Fatto sta che poi sono andata a fare un'esperienza in Croce Rossa a Cassino. Ed eravamo praticamente in questa casa in montagna. E parlavamo sempre di esperienze paranormali. Ho già paura. E abbiamo deciso una sera di notte, lì non c'eravamo solo noi, un freddo cane ed era comunque agosto. Abbiamo deciso tipo di notte di fare una simi tavola Ouija. Raga, ve lo giuro, non so se qualcuno spostava o cosa, si muoveva quella cosa, eh. Oh no, io ma era strasuggestivo perché eravamo in sto posto, tutto buio, no? Giorni che parlavamo solo di ste cose, i telefoni non prendevano. Raga, vi giuro, in montagna. No, ma è fighissimo. Io ci credo tantissimo alla presenza degli spiriti. Dei morti, sì. Io da piccola. E film Coco. Ero fissata. Mai visto? Non spoilerarlo, grazie, volevo vederlo. Io da piccola ero fissata con Ghost Whisper. Bellissimo. E volevo anch'io vedere i morti come lei. Sai che non so se hai mai visto quella serie TV. Bellissimo. Mi ricordo un episodio che c'era una canzone dei Coldplay. Era bellissima quella che serie. Che in macchina si spaccavano tutti i vetri, tipo, che perché c'era una presenza, faceva paurissima. Lo guardavo. È bellissima. E volevo anch'io vedere gli spiriti. No, però esperienze a me non è mai successo almeno. Penso che non mi sia mai successo. Ti ricordi? No. Quando eravamo in montagna in Monzo, che c'è quella Madonna fuori dalla casa. Sì. Perché oddio, vedete, c'è una casa. Ma noi siamo andate che eravamo anche più piccole. C'è sta casa enorme. E c'è dietro la casa il campo da calcio e poi c'è il bosco che va in su. E c'è prima del bosco questa tipo salita con una... Come si chiama quando c'è la torretta con la Madonna? Non so. Tipo un altarino. Un altarino con sta Madonna, ma grande. E da piccola ci sembrava che sta Madonna muovesse gli occhi, come, cioè, se tu ti sposti, lei si sposta come la Gioconda. Sì, tipo. Sì, sì. Ma faceva paurissima. Sì. Beh, anche io ho un campo, forse Cresime, dopo Cresime, comunque campo ragazzi, c'è stato quell'anno dove praticamente c'era questa, capito, tipo delle strisciate sul muro, sembrano delle lacrime. La donna murata? O la donna murata. Ah, cioè, vero, comunque, della donna murata. Erano gli animatori a farcelo credere. Però non hanno fatto bene. Pensa che noi siamo adesso così, Vale. Però hanno fatto bene, non ha paura. Mi ricordo che c'era una mia amica che dormiva con me ogni notte perché aveva paura di dormire nel suo letto da sola. Prossima domanda è: serie preferita su Netflix? Io direi al momento quella che stiamo guardando di più, 13. Ultima stagione, top. Io sono appena agli inizi, però mi sta piacendo. Mi è piaciuta molto. Ieri ho lasciato la puntata 11 a metà, ieri sera. Solo che si vede che mi sono addormentata, mi è andata avanti fino alla 13. Fenomeni paranormali. Stamattina mi sono svegliata, era Netflix aperto sull'episodio 13. No, comunque sì, 13 su quello che sto guardando. Preferita di Netflix, proprio di Netflix, Sense8. Io Anna, guardala. Io ero Paul. Vabbè, è vero. Io, la casa di carta, ma anche Stranger Things. Mi piacciono tutte, cioè. A me piace molto Black Mirror, anche se dipende dall'episodio, perché non tutti sono belli. Circa metà ogni stagione sono belli, gli altri no. Il primo episodio della prima stagione, cioè mi ha scioccata, tipo. Quello del suino? Quello del maiale. Sì. Io ero scioccata. Sì, sì. No, però al momento 13. Avete visto l'ultima di Black Mirror? No. Sì. Però mi piace tantissimo. Sì, a me è quella con Miley Cyrus. Sì, quella lì è la puntata peggiore. No, non l'ho vista. Bella. Non l'ho vista perché, mi è piaciuta. Non ho visto tutti gli episodi di tutte le stagioni, però io. La prossima domanda è: la peggior bugia mai raccontata? Tan, 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 tan. Allora, mamma, se mi senti, ciao, ti voglio bene. Ciao Debbie. Allora, è successo che, oddio, ce l'ho. Ero in quarta o quinta elementare. Allora, ma lei la sa? Sì, sì, la sa. Ah, okay. Ma anche se la scopre. Mamma, ciao, se la scopre adesso. Ma secondo me te l'ho detta. Ma boh, la sa, dai. Mi pare di avergliela detta. Fatto sta che ero in quinta elementare e un giorno, uscendo da scuola, ho fatto una canzoncina che prendeva in giro il maestro. Solo sì, che non mi ero accorta, ma in maniera pesante. E non mi ero accorta che era dietro di me il maestro, no? Non l'avessi mai fatto. Sveglia. Fatto sta che il giorno dopo mi mette 4 in comportamento per questa cosa, no?
bocciata. Dovete sapere che mia mamma comunque, cioè io ho sempre avuto elementari tutto 10, bla bla bla. No, regà, è vero, dai. Quindi, regà, c'aveva solo lei. Dai. Allora, arriva la pagella, occhio in comportamento. No, come le peggio bulle. Mamma mia. Mi andiamo a parlare per prendere le pagelle e il maestro le dice: ho messo suo figliotto in comportamento, le chieda pure perché, no? Quindi sono stata graziata che non abbia detto niente il maestro, sì, in poche parole. Sì, effetti sì. E ho montato tutta una storia dicendo che tutta la classe si è comportata male, tutta una papina che in realtà non era vero, perché ero io che avevo preso in giro il maestro di brutto. E fatto sta che dopo una decina d'anni gliel'ho detto. Bene. No, io da piccola ma ero talmente presa dalle bugie che dicevo che ci credevo davvero, tipo di aver visto Babbo Natale che anch'io era in salotto, lo raccontavo a tutti. Ma cioè proprio ci credevo. Comunque Fiorella Manoia dice che ogni bugia è una mancata verità. Ma va. E fin qua. Nulla da dire. Ma che prima o poi succederà. Che prima o poi succederà. Una pasta al pomodoro, una mancata pasta in bianco. Grazie, ma... Cioè... Non posso dire perché la bugia è ancora una bugia. Non è mai uscita la verità, quindi... Nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio forse si... Sapete che da piccolo ho sognato che ero fuori in barca, ho visto una marina bianca e io ci credevo. E dicevo, tutti quanti, che uscite in barca. Ma infatti anche io quello tipo di Babbo Natale, cioè l'ho sognato una volta... Ma dopo ho iniziato a dirlo, certo, però ci credevo anche. Certo, anch'io in piena. Che problemi che avevamo. Non un male, attimo. Adoro. Ultima domanda del video è... No! Che poi il prossimo sarà stratardi, perché io... Quando verremo ad Hamburgo? Facciamo uno in FaceTime. No, ad Hamburgo. Ad Hamburgo, sì, è vero? Sì. Quindi... E mangiamo specialità tipo... Krauti. Boh. Adoro. Ah, ovviamente io. A me non piacciono. A me tanto. Per me è stratando. A me piacciono. Secondo voi chi è la rompipalle qua? Allora, ultima domanda è: qual è il vostro rimpianto più grande? È legato alla mia bugia. No, scherzo. È difficile, eh? Secondo me abbiamo la fortuna di non avere nessun rimpianto. No, vero. Aspetta, cioè, l'importante è vero, perché... No, quello è vero. Forse è rimorso, qualche rimorso. Boh, ma magari qualche rimorso. No, rimpianto, sottile. Non so, posso dire, tornassi indietro, studierei di più in quinta e farei meglio il test d'ingresso, ecco, in capito? Quinta. Anch'io. Cioè, in quinta superiore non ho fatto niente, sono arrivata al test d'ingresso. Anch'io, anch'io. Questo sì è un rimpianto, perché alla fine me lo porto avanti da 2 anni. Anche in quinta tornassi indietro per cambiare tutto, per dire. Tu penso che sia, poi tornassi alle medie, boia, tornassi alle medie universitarie. Alle medie. Tornassi alle medie, cioè farei altre scelte, capito? Ma quelle sono, ma sono... Forse sono più rimorsi. Anche indirizzo forse, superiori. Sì, forse sono più rimorsi che rimpianti. Sì. Ma rimpianti veri, boh, alla fine. No, abbiamo una vita felice e contenta. Siamo serene. Yay! Per tutti i bambini d'estate insieme, che è il centro estivo nel quale noi siamo animatrici, per tutti i bambini che ci seguono, ragazzi, ci siamo in pausa a pranzo e fra poco torniamo. E noi ci saremo, tre, siamo lì. Se ci vedete con la pancia gigante vuol dire che è il giorno del video. Vero, esatto. È normale. Vuoi far vedere la pizza così la zoomiamo? È normale, cioè ve lo giuro. Allora, non ce la faccio a finire, sennò... Guarda quanto è grossa, mozzarella. È una vergogna, basta. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Noi ci vedremo tutte e tre assieme prossimamente. Questo... Novembre, così. Sì, dai, sì, più o meno. Faremo un altro puntiamo video. Puntiamo per novembre di esserci. Intanto voi seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale. Lasciateci un commentino qua sotto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Bene, ciao. Hi guys! Dopo ogni tot si viene a controllare. Voglio rivedere se sono a fuoco. Provo a vedere. Aspetta, vai che poi mi tolgo io. Se prima lo apriamo. Dobbiamo fare la copertina. Appunto. Ma Luli, cosa stai facendo? Ma non Lucrezia. Ah, ma lei cosa sta facendo? Ecco che c'è. Ma può aprire. Dai, tre. Puoi prendere la pizza in mano. Ah, scusa. Te. Dai. Mamma mia, che slap. Sì. 3, vai di tutto. 3, 2, 1. 3, 2, 1, trovare. Così, vai. Guarda che c'è il camion lì. Duchkumo.